Infatti, qualche giorno fa è stato il mio compleanno, per la precisione il 25 maggio, e ho voluto approfittare di tutti i codici sconto, coupon vari che mi sono arrivati. Ho fatto un po' una scelta e ho utilizzato quelli che mi sembravano più convenienti e ho preso un sacco di cose e ora ve le mostro. Ovviamente sono quasi tutte cose nuove che non ho ancora provato. Allora, partiamo con Sephora. Da Sephora sono arrivate delle novità, io ho approfittato subito. Sono stata conquistata dalla nuova collezione estiva di Fenty Beauty. Cioè, guardate i colori, super sgargianti, super estivi, allegri. Mi sono piaciuti subito. E vi faccio vedere cosa ho preso. Ho preso questo prodotto che è un match sticks per guance e labbra color adaptive, dovrebbe essere di quelli che reagiscono al pH. Guardate che bello, tutto sfumato, arancione e fucsia. E questo è il prodotto, vedete, super trasparente, un colore troppo bello. Vediamo cosa succede. È praticamente un gel. Ecco, sta già diventando rosino. Dai, dai, si vede. Profumo non ne ha, però insomma, vedete che una reazione ce l'ha con il pH. Probabilmente rimarrà questo effetto glossato anche sul viso. Però carino. Penso che abbiano fatto una bella scelta di proporre questi colori, che secondo me attirano molto. Fate caso al mio brufolo, erano anni che non mi veniva un brufolo proprio sulla guancia, ho cercato di nasconderlo, ma è lì, si vede. Pazienza, mi dà fastidio, ma pazienza. Altra cosa, un rossetto liquido. Questi sono i Puzzicle. Che ne ho già preso almeno uno sicuro tempo fa, ma questo appunto della collezione estiva. Vediamo se riesco ad aprirlo. Colore fucsia wife dovrebbe essere. Mi sembra che ci sono due varianti, insomma, due colorazioni. Guardate che bello! Poi ha questa forma triangolare, è proprio bello. Mi mettono allegria questi colori. Appunto, rossetto liquido, andiamo a vedere, non l'ho ancora provato. Qui intanto c'è il rosa di quell'altro prodotto. Oh mamma, che colore bello, guardate, bellissimo. Questo profumo niente. Niente, però potevano dare un bel profumo magari di frutti tropicali. Comunque, lo vedete, è molto bello, proprio rientra sicuramente nei miei gusti. Molto bello. Mamma, bellissimo il packaging, troppo bello. Poi ho preso uno dei rossetti con il suo, come si chiama, la sua custodia case. Ma noi lo diciamo in italiano, la sua custodia. Allora, faccio prima vedere, così lo mettiamo dentro. Questo è il case, è più bello case. Qui c'è l'affarino per incassarlo dentro. Allora, lo incastro e poi vi faccio vedere, arriva così, vi faccio vedere il colore. Quindi va messo qua dentro, non so se riesco a impastarlo, perfetto. E poi va messo qua dentro. Ecco, quindi è così. Io ne ho già forse un altro con questo sistema, con questo packaging. Quindi si ruota, esce fuori il rossetto. E anche questo, guardate che colore. Stupendo, secondo me.
mettiamolo vicino a questo. Questo è troppo bello. No, guardate che bello. Bellissimo. È quel fucsia che ha anche quel pizzico di viola. Adesso magari con tutta questa luce lo vedete un pochino più chiaro. Ma è proprio fucsia violaceo. Bellissimo. Bellissimo. E somiglia molto a questo, direi. Questo sicuramente rimane più lucido. Questo qui dovrebbe essere un matte, credo. Allora, sì. No, semi matto, giusto. Quindi è leggermente lucido. Comunque, secondo me questi prodotti sono proprio belli. Anche qui mi sembra che c'erano due. Si poteva scegliere tra due colorazioni. L'altra mi sembra che era sull'arancione. Comunque è bellissimo. Io questi li devo tenere in vista perché mi mettono un'allegria. Poi invece ho preso una cosa di Sephora, sempre una novità. Guardate che carino. Vi faccio vedere. Adesso fanno questi prodotti che sono un po', vedete, più prodotti in uno. Allora, io ho preso la variante rosa Pink Power. Pink Power, e quindi abbiamo questo. È multiuso, quindi si può usare anche come blush, come ombretti. Questo rosa. Rosa, bello. Questo che è bellissimo, guardate. È proprio un insieme di glitter multicrom, perché io vedo del verde, vedo del rosa, vedo questo oro, bronzo, insomma è un po' tutti i colori. È proprio granuloso, vedete, sono proprio dei glitter pressati, così magari non si vede. Secondo me per questi qui magari ci vuole una colla o una base un pochino appiccicosa. Comunque si vedono, vedete. E io vedo anche del verde, non riesco a farvelo vedere, ma c'è anche del verde. Tutto di cartoncino. E l'ultimo è questo, che è sempre un rosa malva. Un malva. Che secondo me questo qui va molto bene anche come blush, ma anche il primo. Entrambi vanno bene. E quindi mi sembra che siano questi, giusto? Sì. Uno, due e tre, sono tre prodotti multiuso. Mi sembra che dice anche per le labbra, volendo. Mi sembra che ci sia scritto così. Però mi sembra un prodotto interessante, carino e pratico, secondo me. Poi ho preso, vabbè, queste salviette, queste sono idratanti, struccanti idratanti, Face and Eyes, perché avevo bisogno di raggiungere una cifra. Ho avuto un po' di campioncini, per fortuna che adesso Sephora è un po' più generosa, c'è una mosca, è un po' più generosa, quindi c'era questo campioncino di Redken, che è uno shampoo. Poi mi hanno dato un po' di profumi, più di quelli che avevo chiesto, l'Opium Black, l'acqua di Parma nuovo, questo qui che sono molto curiosa di provare, che è Costa Azzurra di Tom Ford, e questo qui invece che è Issey Miyake, questo che si chiama E Drop di Issey. Quindi un po' di profumini, e poi sono riuscita a prendere questa borsina, questo sacchetto di tela con dentro 9 prodotti, 9 mini prodotti, e ve li faccio vedere. Tra l'altro mi sembra che siano anche diversi rispetto a quelli che mostravano sul sito, e sono stata veramente felice perché le sostituzioni secondo me sono ancora più interessanti. E quindi c'è questa,
Questo prodotto è Sunday Riley Good Jeunesse, che devo dire che ne ho altri di questi, ancora non l'ho mai provato. Trattamento all'acido glicolico. Sembra leggero, ma dovrebbe esserci qualcosa dentro. Poi, questo cos'è? Questo di Agostinos Bader, che appunto non c'era nella foto. Questo è un siero con il loro brevetto H, non riesco a leggerlo, TFC8 dovrebbe essere. Ed è questo, guardate che lusso, piccolino ma lussuoso, con la pompetta. E sono molto felice di provare questo prodotto perché è uno di quelli molto costosi. Beh, Agostinos Bader fa prodotti molto costosi, ma molto validi. Non me l'aspettavo, quindi sono rimasta veramente contenta. Poi c'è questo prodotto di Evalon, che non mi ricordo se è sempre un siero, dovrei prendere gli occhiali. Comunque sia una specie di siero, credo. Poi questo qui, 111 Skin, che è una crema notte. Poi questo eyeliner di Natasha Denona, Microblade Liquid Liner, quindi eyeliner in penna di Natasha Denona. Questo qui, che è della dottoressa Barbara Sturm, e sono delle gocce luminose. Poi questo qui di Estée Lauder Revitalizing Supreme. È una crema rivitalizzante di giovinezza, tra un vasetto sicuramente. Poi ho trovato questa, ne ho già un sacco di queste qua, la Prism Libre di Givenchy, quindi la cipra, quella tutta colorata. Questa è Musselina Acidulé, che io ne ho già altri e penso che dovrò alla fine metterli tutti insieme. Però guardate, c'è la spugnetta, ci sono le quattro polveri. Devo metterle tutte insieme perché sennò non ci capisco più niente. Ne ho diversi di questi qui. E ultima cosa, che secondo me è anche la più interessante, è il rossettino di Pat McGrath. Guardate che carino, anche la decorazione. Veramente carino. E anche il colore direi che non è male. Non riesco. C'è molta luce adesso di qua, perché ora il sole tramonta di qua rispetto all'inverno e quindi sono illuminata. Comunque vedete, sembra un po' arancio con questa luce, però è carino. E poi vabbè, Pat McGrath, cioè cosa vogliamo. No, sono veramente contenta. Infatti quando ho visto questo alla fine nell'insieme ho detto bene, vale la pena, anche per provare un colore diverso che magari non avevo ancora, perché di Pat McGrath o forse qualche rossettino piccolo e forse un paio di quelli grandi. Però questo qui è proprio bello. Poi con queste decorazioni che mi ricordano alcune palette uscite di recente. Bene, quindi questi erano tutti i regalini che ho ricevuto. Passiamo a Bottega Verde. Qui ho preso un po' di novità, un po' di cose che mi servivano. Allora, intanto ho preso il colore per i capelli, ne ho presi due perché c'era lo sconto, e io prendo sempre il colore 8, che è biondo chiaro, ma per me va bene perché comunque poi alla fine non è così chiaro, ma rimane un castano, insomma, castano scuro. A me viene così praticamente. Comunque mi piace molto la colorazione di Bottega Verde. È profumata, non mi dà fastidio. E forse magari come durata non è lunghissima, io dopo un mese, infatti che adesso insomma dopo un mesetto devo rifarlo, però mi piace, mi sembra comunque delicata, ecco, rispetto ad altri che girano. Poi ho preso il bagno doccia Marmorto, che mi piace un sacco, già lo sapete. Poi ho preso questo, che invece è un bagno doccia estivo, però mi piace moltissimo la profumazione, che è questa
Sol Hibiscus Argan. Mi piace un sacco, questo prolunga l'abbronzatura, magari lo conserverò per l'estate nel caso dovessimo andare in vacanza, però in ogni caso lo userò anche a casa e ha un profumo che mi piace, veramente un profumo estivo, proprio estivo, fa venire in mente la spiaggia. Poi, vabbè, ho avuto sul sito il regalino di questo mascara Extra Black, i regali io non li rifiuto mai. Poi c'è una nuova linea di bagno doccia, la peonia, profumo e c'è anche la crema corpo. Io ho preso il bagno doccia e il profumo peonia nuovo. Questo qua, piccolino. Vi dico le note, non mi dispiace come profumo. Abbiamo come nota di testa pompelmo, peperosa e clementina, di cuore, peonia, narciso, gelsomino e di fondo legno di cashmere, muschio bianco e legno di cedro. Devo dire che non sento tanto la parte, diciamo la parte agrumata iniziale con il pompelmo, la clementina, sento più i fiori, quindi gelsomino. E vabbè, la peonia non so riconoscerla. Comunque sento di più un profumo di fiori piuttosto che quella parte di agrumi iniziale. Comunque buono, non mi dispiace. Poi ho preso i profumini nuovi che sono tutti questi qua. Anzi, ne manca uno, quello alla menta che non c'era né in negozio né sul sito. Si vede che ne hanno venduti tanti. Comunque adesso non sto a scendere in dettaglio su tutti i profumini, però sono questi. Cocco, che contiene cocco, ananas cocco e una goccia di vaniglia. Devo dire che non sento nessuna di queste cose. Non lo so, non mi sembra che sappia proprio di cocco, ma non sento neanche l'ananas e tantomeno la vaniglia. Quindi questo qui non mi ha convinto poco. Però vabbè, l'ho provato così quando, proprio velocemente. Non li ho ancora studiati. E questo si chiama appunto Cocco Shake. Ma sono carini perché sono piccolini, vedete? Sono, mi sembra di quanto? 10 ml o 15, 10 ml. Sono carini. Questo qua invece si chiama Pera Sorbetto. E devo dire che anche qui non so, non è tra i miei preferiti. La dolcezza della pera si tuffa nella leggerezza degli accordi acquatici. Questi accordi acquatici non so cosa siano, però anche questo qui, il profumo di pera non è che mi piaccia tantissimo. È una combinazione un po' strana anche questo. I miei due preferiti invece sono questi qua, albicocca e pesca. Abbiamo Pesca Smoothie, che è il mio preferito, pesca, mela verde e gelsomino. Comunque questo mi piace molto, si sente il profumo di pesca, molto buono. Molto buono, dolce al punto giusto. Sento anche la parte di gelsomino, però mi piace, sì. E anche albicocca granita mi piace, questo qui contiene albicocca, vaniglia, albicocca e vaniglia. E qui devo dire che al primo spruzzo non mi piace tantissimo, nel senso che sì, sento questo profumo, ma non riesco a riconoscerlo come albicocca. Però è un profumo sì, abbastanza dolce, ma mi piace dopo un po', quando, insomma, dopo i primi secondi, comincia a sentirsi la vaniglia e mi piace. E quella mi piace molto. Vabbè, le mie descrizioni dei profumi sono sempre non proprio entusiasmanti, però vabbè. Insomma, spero che abbiate più o meno capito, insomma, cosa volevo dirvi. E basta. E poi ho avuto, vabbè, sono andata in negozio,
a ritirare il regalo di compleanno, che doveva essere un profumo, gelsomino, che tra l'altro ho già, e non ce l'avevano. E la cosa mi ha scocciato parecchio. Poi ho chiesto se poteva avere un altro profumo, e ho detto no. L'alternativa era una crema corpo, al che ho detto mamma, un'altra, ne ho un milione, perché le creme corpo le uso poco, sono pigra, ma ne ho tante. E alla fine mi ha regalato questa crema corpo del Mar Morto. È vero che è una full size, però insomma, tra l'altro in questo periodo è anche scontatissima, quindi vabbè, insomma, si sono proprio sacrificati a fare questo regalo. Però vabbè, ho detto pazienza, comunque la linea Mar Morto mi piace tanto, quindi ecco, abbinerò i due prodotti e vabbè. Però non ho per niente gradito questa cosa. Insomma, mi mandi la lettera, mi dici che ho un regalo, poi vado a ritirare e non ce n'è. Cioè, sapranno loro quanti ne devono distribuire? Cioè, oppure dare un'alternativa di un altro profumo. L'anno scorso c'erano diverse possibilità. Infatti, poi avevo scelto il profumo alla rosa, anche se non mi piaceva, invece era buono. Comunque, insomma, vabbè, non ho gradito, ma mi sono presa quello che c'era. Mi ha scocciato perché avevo preso alcune cose sul sito con dei belli sconti e il mascara regalo, e poi avevo preso appunto le altre cose in negozio, e colore per i capelli, il bagno doccia, appunto perché dovevo ritirarmi il regalo di compleanno. Ma vabbè, tra l'altro, non ho ancora ricevuto il regalo di Sephora. Penso che siano sempre i 30 euro di sconto. Penso, ditemi voi se vi è capitato, insomma, ultimamente di ricevere questo buono sconto, ma non è arrivato niente. Alla fine dovrò scrivere al servizio clienti e me lo farò mandare via mail, non lo so. E poi anche quello di Kiko, non mi è arrivata nessuna comunicazione, ma dovrebbero esserci, mi sembra, 10 euro di sconto. Quindi anche lì cercherò di capire, andrò in negozio a chiedere. E vabbè, quindi ho fatto un acquisto su Pinalli. Anche lì avevo, cos'era, il 20%, forse il 25% addirittura, e valeva anche sulle nuove palette di MAC, quindi ne ho approfittato e le ho prese. E tra l'altro mi ha dato un sacco di campioncini, vi faccio vedere, veramente un sacco, quindi insomma c'è anche chi ci tratta bene, no? Noi clienti. Questa crema di Clarins, contouring care, non so cosa sia. Se non l'ho proprio aperta, una cremina Body Fit anticellulite. Ah, una cremina anticellulite, certo che è minuscola, cioè non riuscirò neanche a metterlo su una gamba. Comunque sembra che sia una cremina anticellulite. Poi lo shampoo di Redken, il balsamo di Redken. Io non sono grandissima, per i capelli lunghi che ho io. Questo prodotto di Clarins sempre, sarà una crema viso alla caffeina, fondotinta alle beige di Chanel, e questo prodotto di Shiseido. In questi due sieri, uno per la mattina e uno per la sera. Poi ho preso un rossetto perché c'erano degli sconti in più. Ho preso di For Danger, che mi sembrava di non avere, ma comunque veramente costava molto meno, ed è un matte lipstick, questo colore qui, bel viola. Viola. Bello. Ne ho preso anche un altro, ma non ce l'ho qua. Ce l'ho di là perché l'avevo usato. Vi faccio vedere le palettine che ho scelto. Ho preso questa qua da 6 ombretti. Questa è la Rose Lens, ma i packaging sono stupendi, secondo me. Cioè, guardate che bello. Bellissimo, con questo effetto, no, che sembra tridimensionale, super bello. E questa è la palettina sul rosa, vedete tutti questi colori qua, molto carina. Sarò curiosa di provarla, ma
Non trovo mai le palette di MAC molto pigmentate, molto scriventi. Però capisco anche che, insomma, si fanno trucchi eleganti, ecco. Trucchi un po', diciamo, un po' da signora, ecco. Non consiglierei le palette di MAC a una ragazzina. Poi magari mi sbaglio, è la mia idea. Questa è la mia idea. Poi guardate questa, e beh, anche le scatole sono belle, sono come l'interno, che è questa qui. Bellissima. Bellissima, grande come la mia mano. Ed è quella grande, che ha 12 ombretti. In realtà volevo prendere quella tutta colorata, ce n'è una tutta colorata, ma non era disponibile in quel momento sul sito di Pinalli, quindi ho preso questa anche per cambiare un po'. Qui ci sono un po' di marroncini, forse più autunnali come palette. Però vabbè, sono insomma colori che, diciamo, che di solito non vado a scegliere, quindi almeno qualcosa di un pochino diverso. Poi ci sarà modo di provarle. Però sono secondo me molto belle. E le ho prese con il 25% di sconto, quindi è stato conveniente secondo me. Poi ho quasi finito. Ho approfittato del 50% su due prodotti di Pupa. E ho preso questo rossetto effetto scintillante, che è in matitone, questo colore 011, che ha questo qui, viola viola, sì, è un po' la fissa del viola, eccolo, è bellissimo però, viola metallizzato. Uno simile, infatti stavo pensando nei miei pensieri, nei miei programmi, di fare un video in cui vi mostro tutti i rossetti viola che ho comprato nell'ultimo periodo, fucsia viola, che può essere carino, bello. Poi ho preso questo, che è una novità, sempre rossetto, ma è due in uno. E quindi da una parte abbiamo la matita, labbra, si è già rotta, è morbidissima, si è rotta la punta. Questa, sono andata sempre sul fucsia ovviamente, questo qui è il colore 009, Pump Creamy Duo. E poi il rossetto è questo di qua. Sempre fucsia, bellissimo, molto scorrevole, lucido. Forse la matita è un po' più rossa che fucsia. Però ovviamente per avere un effetto, magari, cioè fare il contorno un po' più scuro e poi le labbra fucsia, veramente è una combinazione che sta bene, che si adatta. Anche questo avrò modo di provarlo. Poi ho approfittato di alcuni sconti, ho preso un rossetto di questi che sono Pupa Volume, quindi sono rossetti volumizzanti, e ho preso il colore 302, che è questo, colore questo, ma va, ma non è sempre un fucsia, no, anche se manca un ciclamino fucsia, eccolo qua. Siamo un po' sempre sugli stessi colori. Ancora più del solito la fissa del viola. E poi ho preso questo, che è un latte doccia. Non l'avevo mai preso, questa non è una novità, ma mi è sempre piaciuto tanto il barattolo, no, il barattolo, la bottiglietta, troppo bella. Il flacone, chiamiamo le cose col nome giusto. Latte doccia, latte di avena e vaniglia. È troppo carino, infatti non lo butterò via di sicuro. Non so perché, mi fa venire in mente proprio il latte, non so, ma sin da quando era uscita questa linea mi era piaciuta, ma non l'avevo mai presa. Stavolta l'ho presa con un bello sconto, infatti non l'ho pagato tanto. E sono 250 ml.
Te poi mi hanno mandato un campioncino che è crema idratante mille usi. Tra l'altro i loro campioncini sono di 8 ml, cioè sono anche grandi. Questa crema qui la si può usare secondo me 4 volte, se non di più. Oh, che piacere quando ci fanno dei bei regali, insomma, un po' più consistenti. Le cose che voglio mostrarvi le ho prese da Tigotà. Tra l'altro non sapevo di avere uno sconto, invece sono andata lì per cercare dei rossetti e alla fine ho avuto anche lo sconto, quindi sono stata ben contenta. Ho preso 3 di questi rossetti di Deborah, che sono nuovi, Red Touch, che dovrebbero durare tantissimo. E sono matte. Comunque li ho presi, tra l'altro appunto c'era un bello sconto su questi, costavano sugli 8 euro, mentre avevo visto che al supermercato costavano 14, 14,50, quindi io ho preso lo 03, sempre sui i soliti colorini, questo è più malva. Poi ho preso questo bel fucsia, che è il 17, e questo qua, che insomma anche lui è sempre un po' sul fucsia, che è il 16. Non li ho ancora provati questi. Comunque, insomma, quando li proverò ve li farò vedere. E poi ho preso questo nuovo mascara Telescopic Lift di L'Oreal. Anche questo appunto l'ho preso perché c'era lo sconto compleanno, quindi non era chissà che, però insomma sono riuscita a spendere un pochino meno. Costava 11 euro, mi pare, questo qui. L'ho pagato 11 euro e avevo 3 euro di sconto, non mi ricordo. Comunque l'ho pagato meno, sono stata contenta. Anche questo lo proverò, sono curiosa. Adesso con calma proverò tutto. Quindi mi sembra di aver rimossato tutto. Bene, un sacco di cose, lo so. Un sacco di cose, insomma, il periodo lo sapete, non è dei migliori, quindi però pian piano cercherò di usare tutto. E tra l'altro ho scoperto questa cosa degli short. Infatti, visto che quello con il trucco della Rarity è andato bene, visto che insomma è stato visto abbastanza, quindi probabilmente appunto magari mi organizzerò per fare qualche short in più, visto che ci si mette pochi secondi. Però intanto vi mostro delle cose o dei trucchi o delle cose, insomma, più velocemente, senza stare a fare video troppo lunghi che poi diventano anche noiosi. Penso di fare così prossimamente, quindi insomma, vediamo. Intanto mi piaceva insomma farvi vedere questi acquisti fatti, secondo me, insomma, delle buone offerte. Quindi niente, fatemi sapere se vi sono piaciuti, cosa vi è piaciuto di più, cosa vi incuriosisce di più. Io vi do appuntamento al prossimo video, mi raccomando, non mancate, vi mando un bacio. Ciao!